Majdanek in Polonia fu un campo di sterminio meno noto rispetto a Mauthausen e altri, ma non certamente meno efferato, e fu il primo liberato dai russi nel 1944. I docenti dell'Istituto Guarino Guarini di Torino, Antonella Filippi e Lino Ferracin, con i loro allievi, hanno realizzato una voluminosa ricerca, deportati italiani nel lager di Majdanek. Il lavoro è stato presentato a Palazzo Lascaris al vicepresidente delegato al Comitato Resistenza e Costituzione Roberto Placido, alla presenza del direttore e dell'archivista del Museo Statale di Majdanek, Thomas Krantz e Marta Jablowska, e Barbara Stasiowska, presidente della Comunità Polacca di Torino.